Il dilemma se invitare o meno gli ex alle proprie nozze per Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi non si è proprio posto. Da sempre sono una famiglia allargata, il sorriso della showgirl al matrimonio dell'ex è la dimostrazione dei buoni rapporti fra le nuove famiglie, più volte fotografate insieme in vacanza negli ultimi anni. Non proprio come le ex del principe Harry alla Royal Wedding. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è convolato a nozze, nella chiesa dell'Amorosa nella tenuta Castello Banfi. A Montalcino, fra i vigneti del Brunello, con Gaia Lucariello, imprenditrice nel settore della moda. A celebrare le nozze è stato Don Vittorio Trani, padre spirituale della Lazio e cappellano del carcere di Regina Coeli. La sposa è arrivata su una carrozza trainata da due cavalli bianchi. I due hanno un figlio, Lorenzo, di 4 anni, e del matrimonio si vociferava da mesi. Testimone di nozze per lui era il fratello, Pippo Inzaghi, che allena al Venezia, ma fra i presenti c'era tanto altro mondo del calcio, compreso il presidente biancoceleste Claudio Lotito. C'era soprattutto, fra gli oltre 200 ospiti rimasti fuori dalla chiesa che non poteva accoglierli tutti, la ex Alessia Marcuzzi. Con lei c'era il marito Paolo Calabresi Marconi, sposato nel dicembre 2014, e i due figli, Mia, 6 anni, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, 16 anni, nato proprio dalla storia con Simone Inzaghi. Appena qualche mese fa erano tutti insieme alle Maldive a festeggiare il nuovo anno e lo stesso avevano fatto l'estate scorsa. Quello che conta davvero, ha raccontato lei, è l'amore che resta, immutato, per i figli. Nessun cambiamento potrà metterlo in discussione. Non c'è modo migliore di dimostrarlo che andare felice al matrimonio dell'ex. Leggi anche come avere sempre sott'occhio tuo figlio, come fa Alessia Marcuzzi. Leggi anche Alessia Marcuzzi in abito da sposa alla finale dell'Isola dei Famosi. Leggi anche Alessia Marcuzzi alle Maldive in attesa dell'Isola, e c'è anche l'ex. Leggi anche tutto l'amore di Alessia Marcuzzi.